Buon pomeriggio, ci troviamo come ogni settimana a valutare l'andamento dell'epidemia SARS-CoV-2 e come sempre partiamo dalla situazione europea. Anche in questo caso vediamo che le regioni dell'Europa si stanno progressivamente riprendendo a scurire, rimane sempre la parte est dell'Europa con una circolazione molto elevata, ma vedete che anche i paesi del centro Europa cominciano a cambiare lentamente il colore. Questo si traduce anche nelle curve, curve che come vedete mostrano alcuni paesi in ricrescita e i dati di questa settimana mostrano che anche nel nostro paese la circolazione sta ricrescendo. Questo è il quadro epidemiologico sintetico dell'andamento dell'epidemia. Come sempre i dati degli ultimi giorni sono caratterizzati da instabilità e quindi hanno quella parte retinata, ma già da questa slide potete vedere che in quasi tutte le regioni c'è una ricrescita del numero di casi e anche il numero di comuni dove negli ultimi 15 giorni si sono verificati casi, dai 3.666 della scorsa settimana, questa settimana siamo a 3.876. La crescita negli ultimi 7 giorni, vedete, è caratteristica di tutte le regioni, praticamente tranne pochissime. Ed è una crescita che tocca un po' tutte le fasce di età. Questo si traduce anche in un valore dell'RT che è puntuale pari 0,94, quindi in crescita rispetto alla scorsa settimana, e quello delle ospedalizzazioni è sopra la soglia epidemica, quindi è a 1,13. Le proiezioni anche dell'RT più avanti nel tempo mostrano come l'RT dovrebbe seguire l'andamento di quello dell'ospedalizzazione, quindi quello aumentato è pari a 1,14. La situazione, come vedete, dell'RT delle regioni sono più o meno tutte intorno all'1, con intervalli di confidenza in alcuni casi molto ampi per le regioni con numero di abitanti più limitati. Il dato aumentano sia i casi sintomatici ma anche gli asintomatici. Questa analisi ci consente di valutare come sostanzialmente ci sia una crescita in qualche modo delle figure anche sintomatiche. I dati dell'età mediana mostrano circa una stabilità poco sopra i 40 anni di chi contrae l'infezione, 42 anni. Chi necessita del primo ricovero invece è in salita, sono le persone più anziane, 70 anni. Così come l'età mediana di chi necessita di ricovero in terapia intensiva è in risalita intorno ai 70 anni. Rimane invece stabile l'età di chi purtroppo decede a causa dell'infezione ed è pari a 82 anni. I casi pediatrici mostrano che dopo settimane di controllo e decrescita, questa settimana cominciano a ricrescere, l'abbiamo visto anche nei dati precedenti, e questo avviene un po' in tutte le fasce di età. Come potete vedere, sia nelle fasce di età più giovani e anche nelle fasce di età, in particolare nella fascia di età 6-11 anni. Per quanto riguarda l'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari, l'incidenza a 7 giorni per 100.000 abitanti, calcolata con i valori di ieri, è pari a 46 rispetto a 34 della scorsa settimana. E i valori di occupazione di posti letto di terapia intensiva e di area medica sono stabilizzati, sono in leggerissima decrescita per quanto riguarda le persone in terapia intensiva, da 355 la scorsa settimana a 341 questa settimana, sono in lieve ricrescita, 4,5% di occupazione, per quanto riguarda invece le aree mediche, da 2.423 a 2.604. E questo è coerente anche con l'andamento dell'RT. Il monitoraggio periodico delle varianti mostra sostanzialmente come la variante Delta continua ad essere la variante circolante in Italia. Come vedete, questi sono i dati, vi mostro una mappa che indica come in tutte le regioni venga isolata la variante Delta. Per quanto riguarda invece quella che viene chiamata come Delta Plus, sono stati isolati 79 casi, ma come vedete è una parte molto contenuta rispetto al totale degli isolamenti. Passando all'analisi dell'andamento della campagna vaccinale, in questa slide vediamo l'andamento della curva. Credo vada notata l'ultima parte della curva in cui compaiono le terze dosi che stanno rapidamente aumentando, e questo è un segnale molto importante che speriamo e raccomandiamo venga rafforzato.
Per quanto riguarda la risposta per fascia di età, vediamo che le fasce di età più giovani, 12, 19, 20, 29, stanno raggiungendo soprattutto la 20, 29 il 90%, questo è un dato estremamente positivo. L'altro dato positivo è la comparsa nella colonna degli over 80, come vedete, di un 16,4% di persone che hanno fatto la terza dose, anche questo è un segnale molto positivo e una raccomandazione che vada rafforzata. Rimane ancora, si sta avvicinando al 90%, le fasce di età 50-59, 60-69, che però, vista la loro dimensione in termini demografici, hanno margini per ulteriore miglioramento. Per quanto riguarda l'efficacia vaccinale, si conferma l'efficacia vaccinale dei vaccini di cui disponiamo, anche per la variante Delta e in particolare per le ospedalizzazioni, per i ricoveri di terapia intensiva e per i decessi. La protezione, l'efficacia in questo caso, è superiore al 90%. Per quanto riguarda invece il rischio di contare l'infezione, è un po' più bassa e raggiunge il 76%. L'analisi del rischio degli scenari per regione e provincia autonoma mostra questo dato, sono tutte le regioni nello scenario 1, tranne una, con un RT però che è a cavallo del valore di 1, anche se nel limite inferiore dell'intervallo di confidenza è sotto l'1 e questo li porta appunto nello scenario 1. Il rischio moderato che caratterizza tutte le regioni tranne 3 è dato dall'incremento del numero di nuovi casi che abbiamo censito e visto nelle slide precedenti nell'ultima settimana. Sulla base di questi dati, la cabina di regia che stamattina si è riunita ha stilato la seguente sintesi, ha ricordato come l'incidenza settimanale è in rapido e generalizzato aumento nell'ultima settimana e sta raggiungendo la quota dei 50 casi per 100.000 abitanti, anche se ancora non l'ha superata. La trasmissibilità è intorno al valore di 1, ma nei valori proiettati e in quello di ospedalizzazione ha già superato l'1. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica rimane stabile e tutte le regioni sono classificate a rischio moderato, tranne 3. Questo porta a raccomandare la necessità di vaccinarsi per chi ancora non l'ha fatto e perché ed è eleggibile, di completare il ciclo per chi già l'ha iniziato e di mantenere la copertura immunitaria attraverso la terza dose per quelle fasce di popolazione, per quelle categorie di concittadini per i quali è stato raccomandato dalle indicazioni ministeriali. Questi sono gli strumenti più importanti che abbiamo per controllare la circolazione del virus, ma anche per controllarne gli effetti dal punto di vista della salute. Accanto a questo è opportuno continuare a garantire il tracciamento, anche collaborando ovviamente attivamente con le autorità sanitarie locali, e mantenere elevata l'attenzione nell'applicare e rispettare le misure che ormai conosciamo benissimo per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale. Mi riferisco alla mascherina e all'evitare assembramenti per evitare appunto di favorire la circolazione del virus. Buon pomeriggio.